Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video che mi avete richiesto in tantissimo, ovvero il video recensione e stress test dei nuovi Dessera Lèvres di Neve Cosmetics. Nuovi perché? Perché Neve dal 26 aprile li ha resi disponibili in un nuovo packaging e con una nuova formulazione. Sono contenuti in questa scatolina di cartone bellissima. E il nuovo pack, io non possiedo nessuno dei rossetti che già erano in gamma, è fatto così specchiato, stupendo, meraviglioso. Ovviamente una rossettomane come me è impazzita. Erano presenti già 10 colorazioni e Neve ne ha aggiunte 4 nuove, tutte veramente spettacolari. Cosa cambia tra il vecchio e il nuovo rossetto di Neve, oltre al pack? La formula. Questa formula è completamente vegana e vegetariana e promette pienezza, pigmentazione con una sola passata. Posso dirvi che secondo me il finish non è veramente opaco, ma è più cremoso. Possiamo comunque renderlo opaco con una velina e applicando una cipria trasparente come la Hollywood, sempre di Neve, con cui mi trovo veramente bene per questa operazione. Neve ha chiamato questi rossetti Dessert à Lèvres e ha dato loro un nome di delizie di pasticceria. Questo perché? Perché Neve ha pensato al momento in cui mettiamo il rossetto come un momento coccola, un momento per viziarci. E devo dire che è una cosa molto originale e molto carina. La profumazione di questi rossetti è molto dolce, ricorda appunto dei dolcetti. Io non amo gli odori dolci, quindi non posso dirvi che a me personalmente questa cosa piace da morire, però devo dirvi che non mi danno assolutamente noia. Una volta applicati, poi non si sente più. Allora, ovviamente non contengono petrolati, non contengono parabeni, siliconi, eccetera. Se utilizzo una base sotto, hanno una durata buonissima. Se vado a contornare le labbra con Perfettina, che è la matita che Neve ha pensato apposta per contornare le labbra e poi applicare il rossetto, fantastico. Nonostante la texture sia così cremosa, questi rossetti non sbavano, non sbordano, non vanno in giro. Adesso io ho fatto dei sondaggi su Instagram, vi ho chiesto quale rossetto volevate che testassimo insieme dei quattro che possiedo. Quello che ha avuto più voti è stato Raspberry Jelly, però ha fatto la stessa tipologia di video Chiore, che è bravissima, quindi io vi lascio qua il suo video e mi sembrava inutile comunque ripetermi, dato che la conosco, mi sembrava anche onestamente di cattivo gusto. Quindi ho scelto il secondo più votato, che è Plum Cake, che è il rossetto che indosso ora. Adesso io vi faccio vedere i rossetti che ho, vi faccio vedere alcuni abbinamenti con le matite pastello, sempre di Neve, così magari vi aiuto nella scelta. E poi, insomma, passiamo alla fase del test. Tra le blogger che seguo, ha fatto una comparazione con tutte le matite Gioia di Verde Bio. Vi lascio nell'info box il link appunto al suo articolo con tutte le comparazioni che a me sono tornate utilissime. Inizio col farvi vedere uno dei rossetti che ho, che è Syrup Waffle. I rossetti, due sono stati acquistati da me, due sono stati inviati a me da Verdemondo, da Giorgia, a cui mando un bacione. Syrup Waffle è un marrone caldo, caramellato con sottotono caldo. È un colore stupendo, io me ne sono innamorata. Questo è il colore. E Gioia suggerisce di abbinarlo al pastello labbra Confusion che io possiedo. Come vedete, stanno veramente molto molto bene insieme. Questo è un colore stupendo. Il waffle è un wafer di ispirazione olandese che contiene una cremina alla cannella, quindi questo colore un po' così cannelloso si deve al suo nome. Anche lui è un colore nuovo che si ispira a una gelatina di lamponi. Ve lo swatcho. Questo è un rosso melograno con una lieve satinatura rosata. Un colore veramente fantastico, unico, meraviglioso, super estivo, ma non solo. L'ho acquistato proprio ad occhi chiusi ed è bellissimo, vedete? Stupendo. Gioia consiglia di abbinarlo alla matita Amore, che però io non possiedo, quindi non posso farvi vedere.
Vi faccio vedere il mio preferito, che è Chocolate Eclair, che tra l'altro è anche armocromatico perché io sono autunno profondo e lui è indicato per gli autunni profondi, ed è un rosso caldo intenso con sottotono marrone cioccolato. Parliamone di quanto è bello. E Gioia consiglia di abbinarlo a Status, anche questa matita non ce l'ho, ma penso che molto presto, che è quello che indosso sulle labbra, che è un colore stupendo. È un prugna beige, intenso ed elegante. Dove lo mettiamo qua? Gioia consiglia di abbinarlo alla pastello vino. Questo è Plum Cake. Questo qui. Vino ovviamente ce l'ho. Adesso andiamo a vederli vicini. Eh sì, ci sta da Dio. Quindi grazie Gioia per i tuoi suggerimenti. Vedete che è spettacolare. Comunque avete visto che sono molto cremosi, che sono pieni e pigmentati. Adesso vi lascio al video applicazione di Plum Cake, che come vedrete, cioè, ovviamente non è applicato alla perfezione da Makeup Artist perché io non sono capace, quindi è applicato da Marta Ciompa, come sempre ci tengo a dirlo. E poi passiamo alle valutazioni successive. Allora, volevo farvi vedere magari come reggono bene anche lo struccaggio. Io adesso vado ad utilizzare un'acqua micellare con un dischetto bello imbevuto e vi faccio vedere. Vedete che sono molto pigmentati, ve l'ho già fatto vedere anche sulle Instagram Stories. Bisogna proprio insistere, poi contate che io li ho tenuti solo un attimo, proprio solo per farvi, per farvi gli swatch. È l'una, l'una e un quarto. Bevo un bicchiere d'acqua con voi. Questi rossetti non sono, cioè, non sono no transfer, quindi sicuramente qualcosina rimane, ma ho visto appunto da Chiore che non rimane tantissimo l'alone e voglio provare anche con una colorazione bella intensa e scura come Plum Cake. Eh sì, un pochino lo lascia, come vedete, però cioè, è normale. Poi io l'ho provato senza matita, senza opacizzarlo, proprio per farvi vedere come tiene. Però lo lascia, ma sulle labbra è ancora bello uniforme. Adesso io andrei a mangiare. Non so ancora cosa mi farò, però vi porto con me e vi faccio vedere, ok? A dopo! Ciao! Eccomi qua, sto per mangiare. Risotto, pane, frutta. Vabbè, insomma, io sono una che quando mangia mangia. E vi faccio vedere come tiene i pasti, però ovviamente ragazze, cioè non essendo comunque un rossetto liquido, eccetera, eccetera, si comporta come un normale rossetto. Miracoli sulla Lourdes. È un po' inquietante questa cosa, ve lo dico. Questione molto importante. La scarpetta voi la fate o non la fate? Perché per me è sacra. Eccomi tornata. Non avete finito di vedere il pranzo perché mi si è impallato il telefono. Queste sono le sfighe che capitano, si può dire? Vabbè, le sfortune che capitano quando tu sei una YouTuber che registra solo col telefono. Questo è il risultato del rossetto post risotto, che comunque io mangio in maniera vorace. A me non dispiace, cioè io sarei serena fuori con un rossetto così, ecco. Ovviamente tutto soggettivo, magari a voi fa schifo come è adesso, invece a me piace. Per continuare a testarlo nel corso della giornata,
lo ritocco come lo ritoccherei fuori. Quindi io dopo pranzo, se pranzo fuori, vado in bagno, mi lavo i denti e me lo ritocco. Adesso sono tipo le 2 qualcosa, 2:20, 2:20 sì, perché ho rassettato, lavato i piatti. Così ci vediamo tra direi 4 ore, verso le 6. Ci sarà buio pestum, però vabbè, diluvio, infatti il cielo si è tutto rannuvolato. Comunque insomma ne parliamo dopo e traiamo le nostre conclusioni. Eccomi qui ragazze, sono le 6:20, mi pare 6:25. Oggi pomeriggio io ho fatto merenda, ho mangiato il gelato, ma il gelato lo tiene benissimo, avevo già visto comunque provandolo nel corso dei giorni che non c'è alcun problema. La luce, scusatemi, è un pochino più buio, ma è più tardi. Il rossetto c'è ancora. L'unica cosa che cambia nel corso della giornata è il livello di opacità, quindi adesso è molto più opaco di quando l'ho applicato. A me, insomma, sti rossetti piacciono, mi piace come tengono, mi piace come durano. Ovviamente la durata di un rossetto è iper soggettiva perché dipende dalla conformazione delle labbra, dalla salivazione, da quello che si mangia, da quello che si fa. Però, insomma, ho voluto fare questa prova con voi dato che me l'avete chiesta. E altra cosa positiva è che pur essendo cremosi non sbordano, non sbavano, non vanno nelle pieghe, non vanno in giro per la faccia. Non vanno sui denti, altra cosa per me importantissima, quindi boh, cioè io mi sento proprio di consigliarveli. E Neve non me li ha inviati, magari. E niente, vi aspetto come sempre al prossimo video se vi va. Ciao.